Come catturare le email dei tuoi clienti? Ciao, io sono Francesco Bersani e sono il fondatore di Web Marketing Immobiliare. Come sai, su questo canale, sul mio blog, parlo molto spesso dell'importanza della lista email, quindi di fare email marketing. E per fare email marketing è fondamentale, appunto, avere già delle persone iscritte a cui mandare le mail, perché non puoi fare email marketing mandando email a casaccio, che non è neanche legale, ovviamente. Quindi devi convincere le persone ad iscriversi alla tua newsletter. Quindi in questo video vedremo appunto come puoi creare un contenuto che potrebbe essere un PDF, potrebbe essere un video come questo, potrebbe essere addirittura un webinar. Innanzitutto sfatiamo un mito e evitiamo di commettere questo errore. Tanti che cosa fanno? Hanno capito l'importanza dell'email marketing, hanno capito l'importanza di costruire una lista e che cosa vanno a fare? Vanno a creare un contenuto lunghissimo. Un contenuto magari di... È un errore che ho fatto anche io in passato, devo ammetterlo. Quindi un contenuto magari di una guida, di un ebook, mini ebook, che poi magari è di 50 pagine, oppure di una serie infinita di video, di contenuti scadenzati nel tempo. Allora, devi evitare questo, perché che succede? Se qualcuno si iscrive, non ti conosce ancora, quindi ha un contatto con te, entra sul tuo sito, oppure vede sul tuo social un invito a scaricare questo contenuto gratuito. Se ancora non ha attecchito il tuo brand con lui, se ancora diciamo non c'è tutta questa awareness, come dicono quelli bravi, è ancora troppo presto per chiedergli uno sforzo così grande. Ad esempio, chiedergli lo sforzo di leggere un PDF di 50 pagine, ok? Idealmente il tuo PDF dovrebbe essere un contenuto molto breve, magari che può leggere in 5-10 minuti. E quindi questo è il punto, cioè crea un contenuto allo stesso tempo sexy, cioè molto interessante, ma al contempo deve essere snello. Deve essere abbastanza snello, perché il rischio qual è? Le persone si iscrivono per scaricarlo, ma poi non lo consumano. E quindi, se non consumano il tuo contenuto gratuito in cambio dell'email, non avviene quello step successivo, cioè le persone ancora non hanno consumato il tuo contenuto, quindi non sono saliti sulla scala che li porta da non mi fido di te, non ti conosco, a ti conosco, mi piaci e acquisto da te. Questo è il discorso. Quindi immagina il percorso del cliente come una scala e ogni gradino si avvicina sempre di più alla decisione di acquisto. Quindi gli devo far fare quel primo gradino, e quel primo gradino glielo fai fare solo se gli dai un contenuto pratico, veloce da consumare è utile, cioè che gli consente di ottenere subito un risultato. Perché se le persone con un tuo contenuto breve riescono ad ottenere già una piccola vittoria, un piccolo vantaggio, un piccolo risultato, quello li avvicina sempre di più e li fa salire sempre di più su quella scala e diventano più facilmente tuoi clienti. Quindi questo è quello che devi fare. E quindi ripeto, che puoi fare? Puoi fare un PDF, che può essere anche una checklist di un foglio, di due fogli, quindi la lista di cose da fare per. E la cosa che devi tenere sempre bene a mente è che non devi risolvere 100 problemi con questo contenuto gratuito che gli vai a dare, quindi non devi rispondere a 1000 domande. Dovresti isolare un solo ostacolo, una sola cosa, quella che potrebbe essere il problema numero uno del tuo cliente, e parlare solo specificatamente di quello nel tuo contenuto gratuito, nel tuo quello che viene chiamato lead magnet, ok? Quindi quella cosa che gli dai in cambio del loro indirizzo mail. Questo qui non devi fare un grandissimo lavoro, più che altro il lavoro lo fai sulla ricerca, ma non devi sviluppare un contenuto grandissimo. Quindi può essere anche un video di 5-10 minuti, anche mezz'ora, volendo poi nelle forme più avanzate ed evolute, forma che io stesso utilizzo, c'è cioè il webinar che può durare anche un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, però il webinar diciamo viene percepito
di maggior valore ha un coinvolgimento diverso e quindi lì ti puoi permettere sicuramente di espanderti di più e quindi offrire più tempo. Però il discorso qual è? Il PDF è sicuramente la cosa più facile per cui uno si registra. Magari le persone, ci sono dei tipi di persone che non vogliono vedere un webinar di un'ora e mezza. Quindi tu magari creando due tipi di lead magnet diversi riesci a catturare due tipi di persone. Quindi da un lato riesci a catturare quello che vuole la risposta veloce e rapida, non vuole investire un'ora e mezza di tempo nel vedere il tuo webinar. Dall'altro chi vuole può registrarsi e vedere il tuo webinar. Sempre di lead magnet si tratta, sempre di un contenuto che ti permette di catturare l'attenzione dei clienti e farli iscriversi alla tua newsletter. Una volta che si sono iscritti, tu puoi più facilmente far salire questi clienti di gradino e gradino, questi potenziali clienti, e avvicinarli quanto più possibile alla decisione di acquisto, contattarti per comprare una casa piuttosto che contattarti per la vendita del proprio immobile. Se vuoi saperne di più sulla realizzazione di queste strategie che ti permettono di costruire la tua lista e quindi sfruttare l'email marketing, che è una strategia la più proficua che c'è ancora oggi online, nonostante l'email esista da tantissimo tempo, ti consiglio di iscriverti gratis al mio webinar. Trovi il link in descrizione sotto a questo video, dove impari le basi del web marketing immobiliare. Ok, quindi per oggi è tutto. Se ancora non sei iscritto, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Francesco Bersani. Ciao.